Buon day! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Oggi è il 10 dicembre 2019 ed è un giorno speciale. Voi ovviamente vedrete il video il giorno dopo, però oggi, 10 dicembre 2019, io e Bea facciamo un mese di fidanzamento ed è importante perché è il primo mese e quindi ho deciso di organizzare una sorpresa. Prima di spiegarvi tutto quello che organizzerò e vi farò vedere mentre lo preparerò, mi vado a far bello perché oggi un pochino di barba ce l'ho, me la devo fare. Faccio una bella doccia, mi preparo perché devo essere perfetto per stasera e poi insieme organizzeremo il tutto. Ti puzza un pochino. Ho coperto bene qua, non si vede nulla. Ok. Schema da barba. Ora mi faccio la barba. E direi che sono Giuseppe Barbuto. Ma non ho la barba. Ok, ora sono bello liscio, pulito. E pronto. No, pronto ancora no, ma quasi. Allora, ero un po' indeciso se fare o no questo video, perché ho pensato, magari organizzo il tutto, però semplicemente lo tengo per noi, però ho pensato che sarebbe stato davvero bello, magari tra qualche mese, riguardare il video tra un anno, tra un sacco di tempo, e averlo come ricordo, e poi mi piaceva l'idea di condividerlo con voi. Ora vi faccio vedere un po' tutto quello che sto per organizzare. Allora, ho preso delle bacchette, ovviamente se abbiamo le bacchette ho preso anche del sushi. Dei cioccolatini, Ferrero Rocher, i Baci Perugina erano troppo mainstream e poi qua ce ne sono quattro, quindi ne posso mangiare uno anch'io e lei se ne tiene tre. Poi ho preso le cose per fare la paella perché stasera cucinerò io il sushi, tipo contorno, e poi la paella, che è un piatto, cioè, abbastanza particolare. E poi ho preso un'orchidea, che non ha in realtà un significato particolare, però è viola. E il viola lo sto usando un sacco quest'ultimo periodo. E il cuoricino con cui ho salvato Bea nella rubrica è viola. Quindi lei sicuramente si ricorderà di questo particolare. Ovviamente il sushi così è un po' bruttino da vedere, quindi adesso lo impiatto per bene, cercando di non rovinarlo. Questa cosa è abbastanza complicata, pensavo fosse più semplice. Tra l'altro devo lasciarli in ordine. Ho preso il sushi perché ho pensato, cioè, deve essere bellissimo arrivare a casa e trovarsi del sushi da mangiare a casa, perché è una cosa che non ti aspetti, di solito il sushi te lo mangi al ristorante. E ovviamente ho deciso di non portarla fuori a cena al ristorante perché a cena ci andiamo spesso e volentieri, quindi sarebbe stata una cosa abbastanza normale. Quindi ho detto, stasera preparo tutto io. Sto cercando di non rovinare nulla e ci sto riuscendo. Ecco qui, direi che col sushi ci siamo. I dolci qui. Ok, qua è tutto pronto. Questo è tipo l'impiattamento, hashtag impiattamento. Ho messo sto coso che gira, così c'è anche la salsa di soia. Fighissimo. Finalmente lo uso. Pensavo di averlo comprato per niente. Ora metterò quelle due cose in frigo perché sennò diventano brutte. Ok, ho messo le cose in frigo così stanno al fresco, visto che andrò tra poco a prendere Bea. E tra l'altro volevo raccontarvi un aneddoto abbastanza divertente. Per far sì che questa sorpresa Bea non se l'aspettasse, oggi le ho detto che addirittura mi ero dimenticato che noi facessimo un mese e quindi non ho organizzato nulla. E tra l'altro le ho detto anche: vabbè, dai, stasera cucino io qualcosa e stasera ci vediamo di qua e di là. Quindi lei era anche abbastanza arrabbiata, se devo dire la verità. Anche perché non sono un tipo che fa sorprese molto spesso o faccio cose tenere molto spesso, perché penso che una cosa diventi bella quando la fai poche volte. Cioè, se tu fai una cosa poche volte gli dai molto più valore. Se invece ogni giorno fai una sorpresa o qualcosa, perde quel senso di farla, no? Perché uno già se lo aspetta. Quindi non le ho mai organizzato una sorpresa, questa è la prima e sicuramente non se l'aspetta. Mancano le ultime cose. Voglio sistemare una luce rossa qua di fianco per rendere l'atmosfera un po' più carina, aggiungere due candele e ovviamente andarmi a cambiare e vestirmi un attimo bene, cosa che non faccio mai. Quindi mi sentirò un pochino a disagio. Ok, candele messe, luce accesa, ora vediamo che effetto fa. Beh, direi che fa un certo effetto, eh. Ah, non mi si vede proprio, però voi provate a immaginare la sua faccia quando vedrà tutto questo. Cioè, luce rossa, candele, poi ci sarà il sushi. Wow. Ok, ora è il momento di cambiarsi, spegnere le candele perché non voglio rischiare di dimenticarmi di lasciarle accese prima di uscire. Allora, mi sono messo questi belli stivali, questi stivaletti, dolcis in fondo, dolce vita. Non sono abituato a vedermi senza felpa. E sto usando il telefono perché? Perché la telecamera la lascerò qui in modo tale da riprendere tutto. Adesso vado a prendere Bea che sono già in ritardo. Arrivo, le dirò di aspettare un attimo fuori dalla porta.
Io entrerò, prenderò il sushi, lo metterò sul tavolo, spegnerò tutte le luci, accenderò le candeline, avvierò la telecamera e vedrete la reazione della sorpresa. Allora, sto andando a prendere Bea a casa, mi sono messo il giubbottone così non vede neanche il dolce vita, quindi non sospetterà proprio di nulla, neanche che io abbia organizzato qualcosa. Dirà: guarda te sto stronzo, guardala, è sempre in ritardo, è incredibile, anche quando facciamo un mese è sempre in ritardo. Io la odio, non ce la posso fare così, sempre sempre in ritardo, ma io non ci posso credere, guarda. Ah sì sì, con calma, eh. Ma che vuoi? Ciao amore. Ciao. Allora, tu mi fai paura stasera. Devi aspettare qua 5 minuti che devo fare una roba. Io entro, tu stai qua fuori, ti avviso io quando vuoi entrare, ok? Non arriva nessuno, vero? No, non arriva nessuno. Io ho paura. No, non c'è nessuno, scherzo. Che c***o? Cos'era sto rumore? Don Giuseppe! No! No, ma niente, stai qua, no. Giuro, per favore, stai qui. Ci siamo. Ok, ci siamo. Ok amore, puoi entrare. Puoi entrare, sì sì. È aperto? Sì, è aperto. L'hai fatto tu? L'ho fatto io, sì, chi deve farlo? Sei stato tu? Sì. Ma che carino. Ma davvero? Sì. Ma che carini. Ma è che dolce amore, grazie. Oh, ma del sushi. Aspetta, accendo. Ho preso il sushi, ho preso tutto. Ma mi hai preso anche un fiore. Sì. Grazie amore, come sei dolce. Non pensavo che avrei potuto essere così dolce. Hai visto, alle volte. Vergogno tanto. Io vergogno veramente tantissimo. Non ce la faccio anche a guardarti. Perché? Ti vergogno. Perché la gente non fa mai niente di bello per me. Quindi quando, quindi quando me lo fa, cioè non so cosa fare. Non bacio. Per esserti scordato che era il nostro mese anniversario, sei molto... Ma non mi ero scordato, l'ho fatto a... Ma vattene a cagare Giuseppe, non mi ero scordato. L'ho fatto apposta. Veramente, veramente la bugia più grossa che puoi dire. L'ho detto apposta, te lo giuro. Auguri. Non è vero che l'hai detto apposta, non è vero. Sì. Non è vero. Non è vero, stai mangiando. Adesso ho preso anche il sushi. Ma che bravo il fessato. Non so cosa dire perché mi vergogno un sacco. Hai preso anche un fiore. Insomma, ti sei impegnato, giusto? Stasera cucino anche, faccio la paella. Cosa? Davvero? Sì, faccio la paella. Pensavo di sbocciarla questa. Ma stanno così tutta la sera. Tutta la sera così, eh? Sì. E la mangiamo? No. Ci nutriamo del nostro amore, dei nostri corpi, così. E ti mangio un'orecchia piano piano. Allora io metto così. E poi? Posso stare così. Così? Sì. Non ti fa male le gambe? No. No. Ah, ti ho preso anche Ferrero Rocher, hai visto? Oh, che dolce. Ce ne sono quattro, così uno lo mangio io. No, uno solo? Siamo in due. Ne posso mangiare due? Quattro diviso due? No, grazie. Allora, adesso io cucino la paella. Noi ci godiamo la nostra serata e tutto quello che ho preparato, quindi ci vediamo domani. Per un altro video? Sì. Ah. Wow. Tutto pronto. Allora, buongiorno, questo sono io il giorno dopo aver fatto la sorpresa a Bea. Fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi ho fatto una cosa carina, se vi è piaciuta, se mi sono organizzato bene, voglio il vostro parere. Sono davvero soddisfatto e felice perché vedere Bea così contenta ha reso contento anche me. E ancora una volta mi sono reso conto di quanto sia bello rendere felici le altre persone, perché a me quella felicità torna 10 volte tanto. Non so se mi sono spiegato, però fa star bene gli altri, fa star bene me 10 volte di più.
Vabbè. E nulla, quindi noi ci vediamo domani con un prossimo video. E questo era un video un po' diverso dal solito, però come vi ho detto volevo farvi entrare di più nella mia vita questo mese, raccontarvi la mia vita giorno per giorno. Quindi oltre a fare video divertenti voglio portare anche questo tipo di video, quindi condividere un po' più con voi la mia vita. E nulla.